Sicuramente è un progetto che stupisce arrivando da Star. Io spero che negli ultimi anni Star abbia abituato i propri clienti, i propri consumatori a essere stupiti con i lanci di nuovi prodotti come i noodles, con campagne che hanno fatto ovviamente tendenza come quella del ragù nello stabilimento con le persone che lavorano per noi e che spiegano come si fanno i nostri prodotti. Noi quello che diciamo sempre, tutte le nostre comunicazioni, parliamo di stare in famiglia. Per noi stare in famiglia è molto più di uno slogan, è qualcosa che ci piace scrivere sui muri dei nostri uffici, scrivere sulle nostre campagne pubblicitarie, però soprattutto cercare di portarlo alla vita poi quando realizziamo le iniziative. E questa, che io sono veramente molto orgoglioso di inaugurare oggi, è l'ultima iniziativa che abbiamo fatto, l'ultima in ordine di tempo e sicuramente sarà seguita da altre, per rendere concreto questo concetto dello stare in famiglia. Per noi stare in famiglia vuol dire non vendere i prodotti, perché qua dentro non venderemo niente, però in realtà aprire le porte della nostra azienda in un modo virtuale per un numero di settimane e invitare i nostri clienti, i nostri consumatori, le persone che lavorano con noi, no? Che oggi più tardi parteciperanno all'inaugurazione, a passare dei momenti intorno a una tavola, intorno a buon cibo. Secondo noi mettere delle persone intorno a una tavola, intorno a un piatto di buon cibo, alla fine è creare una famiglia, è creare un momento familiare, quella che sia la famiglia moderna, che sia una famiglia strutturata o meno strutturata, però alla fine è quello che ci piace pensare. Tutto qui ruoterà intorno all'alimentazione. In realtà ci saranno dei momenti di cucina, ci saranno dei momenti in cui chiameremo il consumatore a cucinare, dei momenti in cui chiameremo degli chef, dei momenti in cui chiederemo ai nostri clienti magari di improvvisarsi cuoco, però non sarà solo questo, ci saranno dei momenti in cui parleremo di nutrizione, momenti in cui discuteremo insieme di qual è il modo migliore di fotografare il food per metterlo su Instagram, eccetera, eccetera, eccetera. È uno spazio vivo, ogni giorno sarà un palinsesto, il palinsesto cambierà nel tempo, però sicuramente cercheremo di rispecchiare tutti i diversi aspetti anche del nostro modo di fare azienda. Allora, per noi è un'esperienza nuova, no? Aprire un templo che in realtà è una cucina invece che essere un negozio, ripeto, perché non vende niente ma semplicemente mette in mostra una grande cucina, è un esperimento nuovo nel mercato e sicuramente per noi. La stessa cosa, inventarci una cucina noi l'abbiamo fatta nei nostri nuovi uffici. Un piano dei nostri nuovi uffici è una grandissima cucina che è diventato però un enorme spazio di lavoro, e questo ci ha permesso anche in questo caso di fare delle riunioni provando i prodotti, di invitare i consumatori perché cucinassero con noi e avanti così. Questo è un esperimento esattamente nella stessa direzione, quindi dipenderà molto da quello che riusciremo a mettere in moto. Non misureremo il successo di questo store dalle centinaia o migliaia di persone che passeranno qua, non abbiamo un contapersone, ma in realtà dalla quantità di interesse e di interazione che riusciremo a generare. E questo lo misureremo alla fine dalla comunicazione che questo genererà, non solo per quanto appariremo sulla stampa, ma soprattutto per quanti consumatori saranno invogliati a entrare in contatto, a chiederci delle cose, a curiosare, a provare i prodotti e a registrarsi al nostro sito e quindi a entrare in qualche modo in contatto con la nostra famiglia. Quindi sarà molto di più questo il valore di un'iniziativa come questa, che poi ci permetterà, non è un segreto, di pensare di farne un pilota e quindi di replicarlo N volte in altre città. Certo.